Andiamo a sentire ora un'intervista al capogruppo della lista Maroni Presidente Stefano Bruno Galli. Particolarmente interessanti i passaggi sulla compatibilità tra il progetto della macroregione e la carta costituzionale. Piano regionale di sviluppo, quali le difficoltà maggiori? Difficoltà maggiori, innanzitutto un problema di vocabolario, è una sottigliezza, però a pagina 3 c'è questa dizione Stato nazionale che mi ha fatto venire un sussulto, per cui ho fatto un emendamento e ho chiesto che ogni volta che ci fosse la parola Stato fosse Stato centrale, perché qui bisogna enfatizzare, radicalizzare la frattura tra lo Stato centrale e Regione Lombardia, cioè bisogna fare... Lo dico sempre, insomma, di questa frattura è un elemento virtuoso. Secondo me alla frattura politica-antipolitica noi federalisti, autonomisti radicali come sottoscritto, bisogna contrapporre alla frattura appunto politica-antipolitica, bisogna contrapporre la frattura tra Stato centrale e istituzioni periferiche, nel caso le regioni. Quindi la dizione Stato nazionale, che poi sa molto di Belle Époque, di Ottocento, deve essere rivista e ogni volta che appunto c'è l'occorrenza Stato bisogna dire Stato centrale, proprio perché l'elemento, il rapporto, no, interistituzionale deve essere l'elemento di forza per realizzare la macroregione. Ecco, di tutte le iniziative, di questi punti essenziali, qual è quello che le sta più a cuore? Proprio la macroregione, che è il filo rosso che tiene insieme il programma regionale di sviluppo, che è un documento tecnico, quindi, e soprattutto appunto mi hanno gettato nello sconforto le osservazioni, le perplessità, a partire da un emendamento che discuteremo oggi pomeriggio, che è l'emendamento numero 8, che vuole l'abolizione della parola macroregione nel piano regionale di sviluppo. Io ho fatto un intervento di una mezz'oretta per dimostrare quanto dal punto di vista storico esista la macroregione fin dal almeno dall'inizio dell'Ottocento, cioè da quando si incomincia a parlare di state building, cioè di processo di costruzione dello Stato. Poi il giudizio mio è molto severo per come è andato a finire la costruzione di questo Stato e appunto la prima parte l'ho spesa per dimostrare storicamente che la macroregione esiste, la seconda che la macroregione si può fare attraverso il 116, il 117, il 119 e il 132 della Costituzione, per fugare ogni dubbio, perché qua fare polemiche pretestuose sul fatto che non si possa realizzare la macroregione è veramente risibile, anzi un diciamo costituzionalista come sottoscritto lascia un po' perplesso, insomma, perché la macroregione esiste e si può fare.